Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, dopo aver visto i difensori centrali, è la volta dei terzini, ovviamente sia sinistri che destri, in un'annata in cui all'inizio non c'era tanta alternativa, però con le varie promo, bene o male, abbiamo iniziato ad avere molti più giocatori da poter schierare in questo ruolo. Partiamo dal ruolo di terzino destro e iniziamo con un giocatore che non è propriamente un terzino di ruolo, e sto parlando di Marcos Llorente, nella sua versione evoluta, che immagino bene o male avremo fatto quasi tutti. Io vabbè, poi l'ho fatto diventare rosso per una questione estetica, quindi non vi impressionate. Giocatore veramente clamoroso, che grazie al suo 1,84 m, rendimento di alto alto, 3 skill e 4 piede debole, è veramente eccezionale giocato nel ruolo di terzino, perché fa benissimo entrambe le fasi, è molto rapido, ha degli ottimi passaggi, è agile, ha anche una buona forza e aggressività, per non parlare di intercetto e lettura difensiva. In più ha anche degli ottimi stili di gioco, visto che ha il passo veloce, ha l'infaticabile, quindi praticamente la sua stamina non si azzera mai, il rapido, il passaggio calibrato e il passaggio teso, che lo rendono quindi molto interessante anche quando magari si ritrova a dover servire i suoi compagni. Quindi lui lo metto al primo posto, seguito a strettissimo giro da Joao Cancelo, rigorosamente nella sua versione terzino destro di Team of the Group Stage, perché va a risolvere il suo problema primario, ovvero quello del work rate. Infatti diventa alto alto, così come Llorente, e quindi diciamo che diventa più disciplinato rispetto alle altre versioni che tendevano a perdere la posizione. Giocatore che conosciamo benissimo, ovviamente può giocare sia a sinistra che a destra, quindi molto versatile, molto rapido, dato di ottimi passaggi, agile, un'ottima reattività, buon controllo palla, 85 di intercetto, 83 di lettura difensiva, pecca leggermente in forza, però ha un'ottima aggressività ed è comunque un giocatore di 1,82 m. Ha anche il playstyle plus del passaggio teso, per cui fa dei gran cross, il blocco argento, il tecnico, la trivela, insomma tutta una serie di attributi che lo rendono un giocatore veramente di livello. Il terzo giocatore invece è Jonathan Klaus, nella sua versione Team of the Group Stage dell'Europa League. Calciatore molto interessante, 1,78 m, anche lui alto alto, e facilmente linkabile visto che è francese di Ligue 1, visto che quest'anno Hakimi non è proprio comodissimo come gli altri anni e c'è sempre solo la versione base. Stile di corsa più esplosivo, molto rapido, anche qui buon passaggio corto, agile, buon controllo palla, pecca leggermente in forza aggressività, però ha un ottimo intercetto e un'ottima lettura difensiva. Ha anche il gioco d'anticipo argento, la rimessa plus che gli fa praticamente fare dei cross dentro l'area di rigore, e anche lui la batteria argento, che quindi ne preserva la stamina. Anche Klaus secondo me molto interessante. Così come molto interessante un altro giocatore Team of the Group Stage, ovvero Giovanni Di Lorenzo. Metto lui per una Serie A perché, essendo 1,83 m ed essendo dotato di un bel body type, oltre che di un ottimo playstyle, ovvero quello del blocco plus, risulta molto più efficace in fase difensiva. Poi, essendo comunque un giocatore rapido, dotato di un buon passaggio, di una buona agilità, di un buon controllo palla e reattività, risulta anche abbastanza utile palla al piede. In più ha 85 di intercetto, 84 di lettura difensiva e buoni parametri di fisico. Quindi Di Lorenzo come terzino destro, secondo me in Serie A, è uno dei migliori, se non il migliore in assoluto. Chiudiamo i terzini destri con Gianluca Zambrotta, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, che magari tanti di noi hanno nel club con le varie sfide icon. 4 stelle skill, 5 piede debole, 1,81 m, anche lui può fare sia terzino destro che sinistro, quindi veramente super versatile, veloce, tecnico, difende bene, forza, aggressività anche qui molto top. E poi abbiamo il playstyle della batteria dorato, aggiunto anche a quello che è il blocco argento, la scivolata argento e a prova di pressing argento. Quindi anche in questo caso abbiamo un terzino destro barra sinistro veramente totale. Passiamo adesso al ruolo dei laterali sinistri, e ovviamente come non iniziare con Theo Hernandez nella sua versione Dynasty e Ultimate. 1,84 m, un giocatore dotato di un body type incredibile, veramente tosto da superare, quindi un po' più impacciato magari palla al piede, però velocissimo, anche qua un buon passaggio corto, vi dicevo pecca leggermente palla al piede, però ottimo parametro di intercetto, buona forza, buona aggressività, razzo plus
Haas, batteria argento lo rendono anche in questo caso secondo me il miglior terzino sinistro se si vuole avere un terzino un po' più attento in fase di difesa. Se invece vogliamo un terzino sinistro più versatile andiamo a prendere Ferland Mendy, un altro giocatore spaziale ovviamente, alto alto il work rate, 4 skill, 5 piede debole, 1,80 m, anche lui è dotato di un bel body type, è un razzo velocissimo, dotato di ottimi passaggi, agilità, buone stats difensive, 88 di forza, 86 di aggressività e in più anche ottimi playstyle come ad esempio la scivolata plus che per un terzino può tornare sempre comoda. Ovviamente in questo caso l'aspetto negativo di questo Mendy è il prezzo, perché ovviamente non ve lo stanno a regalare, però se in questo video dobbiamo parlare dei top devo assolutamente piazzarvi questo Mendy. Vi vado a mettere anche Roberto Carlos, un altro giocatore che magari ci siamo ritrovati tra le mani grazie alle varie sfide Icon, rendimento alto alto, 1,68 m, e anche in questo caso un giocatore molto interessante. Per quale motivo interessante? Perché è dotato di un body type bello tozzo, quindi difficile da spostare, è veloce, ha dei buoni passaggi, è agile, ha un'ottima reattività e vi assicuro che anche quando si tratta di dover difendere, col 92 di intercetto e l'83 di lettura si sentono tantissimo. In più ha anche 83 di forza, 85 di aggressività. Non vi sto manco a dire che ha il Power Shot Plus e nonostante non abbia il playstyle in maniera un po' inspiegabile tira delle saracche impressionanti. In più ha anche buoni passaggi, rapido, ha anche la trivela, quindi un giocatore anche in questo caso che vi fa ottimamente entrambe le fasi. Passiamo adesso alle gemelle del gol, che chiamo io ovviamente in maniera scherzosa, ovvero la Bonpastor e la Bacia, che sono un po' la faccia della stessa medaglia, ovvero... La Bonpastor è un'ottima calciatrice, dotata però di un body type esile, così come la Bacia. Però la Bonpastor rispetto alla Bacia risulta leggermente più efficace in fase difensiva. Nonostante qui vedete quel 67 di forza, vi assicuro che quando prende a spallate gli avversari è veramente fastidiosa grazie al gioco d'anticipo argento. La Bacia invece io è una giocatrice che andrei ad utilizzare in maniera molto più offensiva, cercando di sfruttare quello che è il suo playstyle plus del passaggio teso, quindi per spammare i cross un po' alla Cancelo. Quindi sono secondo me allo stesso livello, quella che è la discriminante tra le due, e se volete un terzino un po' più coerente andate a prendere la Bonpastor, se invece volete un terzino un po' più a tutta fascia la Bacia, anche perché comunque entrambe hanno alto alto, o comunque avete visto che praticamente all'interno di questo video la stragrande maggioranza dei terzini ha alto alto, perché è il work rate che prediligo per questo tipo di ruolo. Ragazzi, anche per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti quali di questi giocatori magari già state utilizzando, oppure quali sono i vostri terzini preferiti. Io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dai vostri Liberoschi e a presto, ciao.